Bene, eccoci, buona giornata, ben trovati cari amici in diretta, Vangelo Giovane con Don Nazareno Galullo, ben Buongiorno, trovato, come buongiorno stai? Francesco, Buon buongiorno lunedì. anche a tutti gli amici che quest'oggi, insomma, saranno allietati dalle nostre conversazioni. Allora, vogliamo subito, Don Nazareno, anticipare il tema. Già abbiamo ascoltato Simona che ci ha anticipato, dicendo ai nostri amici che possono chiamare in diretta, abbiamo anche una piccola schermata. 0882 41 83 80, cari amici, per intervenire con noi in diretta. Eccolo qui, colpa o peccato? Ebbene, questo tema scottante, perché in molti forse facciamo confusione e la confusione diciamo che insomma, non ci fa proprio molto bene, per cui è bene giocare con queste due parole, colpa o peccato, senso di colpa, senso del peccato, quello che si è perso, qual è il senso di colpa o il senso del peccato e che cosa è più nociva, la colpa o il peccato e perché? Ecco, diciamo che le domande possono essere tante. Poi vedremo anche in base alle vostre domande, che spero insomma ci farete al più presto, perché voglio dire, non è un argomento insomma scontato, eh? Va bene. Certo. Allora ricordiamo subito i nostri amici che hanno anche l'altra possibilità, possono inviare anche un SMS oppure possono direttamente su Facebook andare a digitando e trovando la pagina di Vangelo Giovane tu, possono direttamente inserire un Sì, post. quindi chi è tecnologicamente avanzato, ecco, usi Facebook oppure anche un SMS al 380 24 18 311. Penso 311, che eccolo abbiamo qui. anche questo numero Sì. adesso in sovraimpressione. E eccolo qua, quindi 380 24 18 311 0039 per chi dovesse mandare messaggi dall'estero, il che non è cosa che non abbiamo mai ricevuto anche dall'estero, tanti ci seguono, anzi li salutiamo. Gli amici che sono fuori, proprio perché essere fuori, lontani, insomma, dalla propria terra, è così, è una dimensione, insomma, di tutto rispetto. Ebbene, Don Nazareno, io volevo subito cominciare. Intanto diamo la possibilità ai nostri amici al centralino, potete sempre Sì, chiamare 0882 41 sono 83 aperte 80, sono già, è già aperto aperti. già, Abbiamo già dei perfetto. messaggi qui in messaggeria, su Facebook, attraverso email. Sono già arrivate delle domande, devo dire, interessanti, che alimentano un po' la discussione. Però volevo subito cominciare, ecco, parlando di fede. C'è stata l'apertura dell'anno della Anno della fede, proprio fede. ieri, per chi ci ha seguiti qui a San Giovanni Rotondo, con diciamo anche qui il rettore del santuario, Padre Francesco Di Leo, ha cominciato questo anno in modo solenne, anche in santuario, per chi era qui, i tanti pellegrini, ma soprattutto per coloro che erano a casa, hanno potuto vivere questo momento appieno insieme a tutti i frati nella piccola chiesetta antica, questa processione che è cominciata dalla chiesa di San Pio, quindi la chiesa del 59, Santa Maria delle Grazie, e poi la piccola chiesa, ecco, quasi un ritorno nella piccola chiesetta antica. Noi volevamo parlare di fede, lo vogliamo fare attraverso questo bel contributo, perché Vangelo Giovane è anche una sorta di programma che va sul web e cerca, trova Sì. E e prende in considerazione anche piccoli video quindi musicali. cosa abbiamo Ho trovato una trovato? bellissima testimonianza di Ernesto Olivero. Ascoltiamo. Giorni fa ero in macchina da solo. Pioveva. A un certo punto davanti a me un grande tir. Ho messo la freccia per sorpassarlo, ma un'enorme pozzanghera mi ha invaso. Non vedevo nulla. E quel momento è diventato interminabile, non finiva più. Alla destra avevo l'ombra del tir, a sinistra il guardrail sembrava che mi aspettasse. Ma in un baleno mi sono detto, io ho visto la strada davanti a me, la strada è libera. Ho capito veramente che se mi spaventavo morivo, se frenavo morivo, se spostavo solo di un millimetro il volante mi ammazzavo. Mi sono detto, se non mi faccio prendere dalla paura, fra qualche secondo vedrò di nuovo la luce, la strada. Questa è la fede, riuscire a vedere quando non vedi niente, riuscire a vivere come puoi anche nei momenti in cui ti sembra di non farcela. La fede è ciò che ci fa superare pozzanghere e banche di nebbia.
senza perdere la direzione. Ernesto Olivero è il direttore di questo del CERMIG, Servizio Missione Giovani. Io l'ho conosciuto in più di un'occasione, ho avuto modo anche di viaggiare proprio con lui in macchina, quindi adesso sentirlo parlare così dalla pozzanghera come immagine della fede, sì, è vero, questa è la fede. Ma la fede è anche riconoscere cos'è il peccato, perché solo se hai fede riconosci il peccato. Allora, visto che abbiamo questa bella domanda così, colpa o peccato, cerchiamo di capire l'una e l'altra con un piccolo esempio, Francesco, proprio molto piccolo. Facciamo finta che io vengo a casa tua, sì, e mi mostri un bel oggetto, un oggetto prezioso che può essere in casa tua. Quale può essere? Di questi tempi? Di questi tempi niente, però facciamo conto che tu hai per esempio una sedia antica, una poltrona antica, e io sbadatamente ci cado su e la sfascio, proprio sfascio la parola adatta, proprio perché poi sono pesante, quindi, e io lì per lì, ecco, sono imbarazzato di fronte anche a te, perché tu mi avevi detto che questa sedia era preziosa, era di Luigi XVI, non lo so come si dice, insomma, stile antico, aveva il suo valore, era stata restaurata. Ecco, io avverto subito di aver fatto qualcosa di grave, anche se effettivamente sono inciampato, non l'ho fatto volontariamente. Questo è il primo caso. Secondo caso, mi sono arrabbiato con te e mentre tu te vai in cucina a preparare qualcosa da mangiare, io prendo questa sedia, mi siedo volontariamente e di soppiatto su questa sedia, la sfascio, la ricompongo, non dico niente e via. Ecco la differenza tra colpa e peccato, anzi tra il senso di colpa e il senso del peccato. Nel momento in cui io ho rotto la sedia antica, involontariamente avverto un senso di colpa e quasi quasi vorrei mettere la testa sotto la sabbia. Nel momento in cui invece, ecco, ho volutamente preso questa cosa e rotta per fare un dispetto, ecco, lì dovrei teoricamente avere il senso del peccato. C'è un piccolo problema però, perché con l'esempio che ho fatto forse non si comprende, ma se andiamo sui casi morali li possiamo capire meglio, che il senso del peccato non sempre è automaticamente succeduto al senso di colpa, per cui mi spiego meglio, ci sono tanti peccati di cui non si ha colpa. E quindi si avvertono come non peccato. Addirittura tante volte in confessione, per esempio, adesso prendiamo un altro esempio, per esempio i genitori vengono a confessare di aver rimproverato i figli, quasi come fosse un peccato, oppure di essersi arrabbiati con i propri figli, confessandolo come peccato. La rabbia in sé per sé non è peccato, è peccato la conseguenza di certi tipi di rabbia, per cui venire a confessare di essersi arrabbiati con un figlio perché è tornato tardi la sera significa avere un senso di colpa che si pensa sia un peccato. Non so se mi sono spiegato, Francesco, perché certo, non è facile. Quindi mi sento in colpa, ho peccato perché ho sgridato mio figlio. No, quel senso di colpa non è peccato. Quindi tante volte la colpa non è peccato, così come quella sedia non è stata rotta volontariamente, quindi non c'è un peccato, però potrebbe essere che invece, ecco, qualcosa di cui non si avverte colpa sia peccato. Per esempio, evadere le tasse. Quanta gente evade le tasse e non si sente in colpa e quindi pensa di non aver peccato. Io ricordo un inquesito, eravamo in versione pomeridiana, ma il giorno giovane ci fu un quesito di Maria Pia Picciafuoco. Perfetto, sì, che diede questa provocazione proprio sulle tasse, pagare le tasse. Non pagare le tasse è peccato? Ecco questo. Esatto. Poi se andiamo sugli argomenti più forti, la vita fisica, la vita sessuale per esempio, ecco lì il senso di colpa scende a livelli talmente bassi che poi alla fine sembra quasi che nulla sia più peccato. Ecco, insomma, capiamoci bene cos'è il peccato, cos'è la colpa. Ecco, poi lo dirò bene che cos'è il peccato, però per capire il peccato ci vuole la fede, altrimenti avremo solo dei sensi di colpa se la cosa ci avrà dato fastidio interiormente, oppure non avremo nessun senso, penseremo che siccome una cosa la fanno tutti, allora vuol dire che non è più nemmeno colpevolizzante. Allora, c'è un interrogativo che ci può anche far riflettere su quello che andremo a vivere tra qualche settimana, in particolare, Don Nazareno. Intanto io ricordo ai nostri amici che possono sempre intervenire in diretta allo 0882 41 83 80
oppure potete intervenire attraverso Facebook, Vangelo Giovane Tu, e allo stesso tempo anche al 380 24 18 311, il numero del nostro SMS. Ecco, c'è un post che dice: sono cristiana, cattolica, credente e prudente, ma non sono contraria ad Halloween come festa di aggregazione per i bambini. Bisogna saper distinguere la vicca dalla festa popolare, bisogna anche distinguere la tradizione celtica dall'americanata. Non sono d'accordo con chi la considera una festa pericolosa o diabolica. Anche il nostro carnevale ha un significato diverso, eppure per tutti è la festa delle maschere. Non vediamo il male ovunque, su. Sì, non lo vediamo dovunque, ma cerchiamo di vederlo dove c'è come origine. Perché la festa di Halloween è una festa satanica. Diciamolo a chiare lettere. C'è Satana in mezzo, non esiste altra via. Il 31 ottobre, la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, è considerato la festa più grande dei demoni. E questo non lo dice Don Nazareno, non lo dice nemmeno il Papa, ma lo dicono i tanti esorcismi a cui tanti di noi hanno anche assistito. Il 31 ottobre, quindi, come la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, quindi come festa, diciamo, legata appunto a un culto celtico che non è un culto cristiano. Quindi mi dispiace, signora, lei fa molta confusione e nel suo cuore evidentemente lei sta confondendo la fede cristiana con altre fedi, quasi che siano tutte sullo stesso piano. Ebbene, il culto celtico è un culto satanico, è un culto demoniaco, è un culto spiritista. Quindi non è possibile assimilarlo alla vita cristiana, che è tutta un'altra cosa. Il culto cristiano, ovviamente, è il culto dei santi, che è stato sovrapposto proprio il 1 novembre, non a caso, così come il 25 dicembre, non è nato realmente Gesù il 25 dicembre, ma alla festa della rinascita del sole, i cristiani hanno visto il sole in Cristo e hanno posto quindi fine alla festa pagana per imporre quella cristiana. Alla stessa maniera, tutti i santi, è appunto nata il 1 novembre per contrastare questa festa di questi spiriti vaganti. Noi, signora, crediamo nella risurrezione finale dei corpi, della carne. Ecco perché non possiamo permettere questo tipo di feste. Poi, al demonio piace molto sguazzare dentro la mentalità e ha insinuato che non c'è niente di male. Bene, signora, io la invito a venire il mercoledì con me, dall'esorcista cappuccino, tra l'altro di questa provincia, padre Cipriano De Meo, a venire con me un mercoledì mattina a San Severo e parleremo del 31 di ottobre con i demoni stessi e sentirà, poi mi dirà se questa festa lei la proporrà o meno. Il problema è anche culturale, perché il demonio influenza anche la cultura, per cui le cose che fanno tutti sono tutte leggere. Io vi posso garantire che non è così. E, ironia della sorte, il 31 ottobre è anche la festa di un cappuccino della nostra provincia in via di beatificazione, di padre Matteo da Agnone, il quale appunto, come grande esorcista del 1600, ecco, ha contrastato proprio questa giornata. E il Signore non a caso lo ha chiamato a sé il 31 ottobre. Attenzione, signora, fino a qualche anno fa noi non celebravamo Halloween, celebravamo tutti i santi e avevamo anche il culto dei defunti che si sta perdendo. Quindi attenzione davvero a non fare questa confusione. I cristiani devono dire un netto no ad Halloween, soprattutto non tanto nelle forme esteriori quanto in quelle culturali, perché quelle esteriori, sì, la mascherata, la carnevalata, però lei, signora, forse una cosa non sa, ecco, non voglio innescare polemiche, ma il carnevale è una festa di origine cristiana, non certo pagana. Ebbene, torniamo nuovamente insieme, cari amici, con il nostro Vangelo Giovane, con Don Nazareno Galullo, che quest'oggi è qui con noi per affrontare una tematica scottante, quella del peccato. Sì. Peccato però che forse i nostri amici non chiamano allo 0882 41 83 80. No, perché è peccato? Dai. Va bene così, forse è difficile fare domande su questo argomento. No, forse è difficile andare a prendere in considerazione qualcosa con cui noi abbiamo ogni giorno a che fare. Intanto subito... Sì, io penso che abbiamo ogni giorno a che fare, qualcuno, ecco, anche su Facebook ci ha scritto sul senso del peccato, la riparazione, eccetera. Io penso che il problema non sia tanto il dover stare attenti a non peccare, ma è quello che noi facciamo, cioè la nostra, possiamo dire, forma positiva di vita. Cioè noi non possiamo pensare a stare attenti a non peccare, ma dobbiamo
pensare al bene che possiamo fare. Ovviamente il peccato lo dobbiamo smascherare, perché il peccato si traveste, così come appunto ci si traveste ad Halloween, per ritornare all'argomento di poco fa, anche il peccato si veste da cosa buona. Dice il Salmo, uno dei Salmi, appunto fa pregare così il salmista dicendo: Signore, che io non gusti i loro cibi deliziosi, nel senso del peccato, cioè il peccato si traveste da cosa buona, soprattutto quando poi, ecco, è una massa intera a compiere determinati tipi di peccato, ecco che noi davvero facciamo fatica anche a discernere. E il compito, per esempio, di genitori o di educatori non è tanto quello di dire stai attento a non peccare, ma quello di evidenziare che cosa è davvero peccato da quello che non è, anche se poi appunto i giovani, visto che parliamo di Vangelo giovane, fanno le scelte sulla base dell'andamento del mercato, per cui quello che è più conveniente fanno. E tante volte anche i genitori sono, diciamo, invogliano più al peccato che alla grazia, perché la grazia costa anche fatica, però la grazia alla fine poi soddisfa. Ecco, tra colpa e peccato poi dobbiamo metterci a fianco la grazia e forse parlare di questo stato di grazia che è appunto il non essere nel peccato, soprattutto mortale. Ecco, vedi, io su questo volevo farti una domanda, soprattutto per i genitori. Molte volte si va incontro all'amore verso il figlio, nonostante il peccato. E in quel contesto allora il genitore si trova a dover, molte volte sbaglia. Proprio per ritornare, c'è Carmela che ci scriveva, infatti pentirsi dei propri peccati è necessario ripulirsi attraverso la riconciliazione, ma ciò che è più importante è impegnarsi giorno per giorno per non cadere più e riparare quel peccato. Poi c'è Maurizio che dice ok, dice il peccato è sentirsi morire dentro, un abbraccio Don Nazareno, Francesco, ciao Carmela. E poi c'era anche un altro post che devo trovare, eccolo qui, di Nicola. Peccato un atto contrario a Dio, si deve distinguere volontario o involontario? Quesito. Beh sì, è vero, anche qui possiamo avere il peccato volontario e quello involontario. Diciamo che quello involontario ha una gravosità, se si può dire così, inferiore a quello volontario, perché per avere un peccato, soprattutto mortale, dobbiamo avere delle condizioni. Ecco, esempi. Dobbiamo avere delle condizioni, quindi io adesso non le ricordo tutte, però sicuramente la volontarietà, quindi certo, il deliberato consenso, ecco, la piena avvertenza, cioè uno deve comprendere di voler fare questo peccato. Il problema è un altro, Francesco, è che anche il peccato involontario abbiamo una telefonata rovina, intanto, anche il peccato involontario comunque rovina in qualche modo. Sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. È in diretta. Sentite, perché sì, non sì, sì. Ecco, io mi chiamo Fiorella e volevo sapere una cosa, non so se è stato tempo fa, e le conseguenze, sono una cristiana, credente, ho molta fede, ed è successo un fatto, una cognata, cioè questo fatto si è ripercorso poi nel tempo e ne ho avuto tante conseguenze. Non so se è stato un peccato commesso da me o... Allora, spiego il fatto, è successo che questa cognata nella famiglia di mio marito, la moglie dell'altro fratello, ha raccontato a me, cioè ha fatto di tutto, perché io ero nuova, sono appena entrata, e quindi ha fatto questa bellissima sua confessione della famiglia del mio futuro marito, che doveva diventare mio futuro marito, raccontandomi una serie di cose che non belle della famiglia. Sì. E quindi questa cosa io l'ho tenuta per me, perché mia madre da piccola mi ha sempre insegnato di non dire mai nulla degli altri, e quindi io ho tenuto dentro di me questa cosa sempre per tanti mesi. Però questa cosa ha avuto ripercussione dentro di me, perché poi le cose le vedevo con gli occhi di questa persona, per come mi raccontava, quindi cominciavo a vedere tutto ciò che prima era limpido, lo cominciavo a vedere con altri occhi, perché mi è stato raccontato tutto questo. Che è successo? Che dopo 6 mesi con mio futuro marito stavo lasciandomi con mio fidanzato prima, proprio perché vedevo le cose tutte, già io avevo delle piccole mie riservatezze, ma poi con queste confessioni mi si è allarmato tutto. Scusate, sono un po' che tremo la voce perché mi sono emozionata. Bene, però si è capito. Grazie, perché così diamo spazio anche agli altri, Fiorella. Sì, sì, un secondo. Stringiamo però. Veloce. Stringo subito. Sì. Poi ho parlato con mio marito di questa cosa e anche alla famiglia nel tempo. Quindi io ho parlato di quelle cose che ho ricevuto da questa persona. E da lì all'oggi io ancora pago le ripercussioni di tutto questo, questa cosa che è successa, perché poi si sono alterate tutte le
le situazioni, le persone. Se, quindi io adesso ma si è capito chiaramente. Ci sono altre telefonate. Ecco, ci bene. Grazie Fiorella. Intanto chiedo la regia di passare. C'è un peccato che viene commesso, che è quello della mancanza di riservatezza. Ma perché non è un peccato il mancare di riservatezza? Il demonio, scusatemi, che è... Ecco, perché qui dobbiamo tirarla fuori questa cosa del demonio. Non dobbiamo pensare che il demonio è una fantasia, sono spiriti che invogliano al peccato, che cercano di mettere sulla nostra strada il peccato che noi poi scegliamo. E al demonio cosa fa piacere? Che le famiglie siano unite? Che le famiglie si riconcilino? Che ci sia il perdono? O non forse invece instillare qualcosa che poi alla fine può rovinare le relazioni? Quindi attenzione, la mancanza di riservatezza può arrivare fino a diventare un peccato mortale. Come del resto, ecco, può capitare appunto quando viene spifferata ogni verità. Perché c'è poi questa cattiva mentalità, Francesco, che è la verità a tutti i costi. La verità a tutti i costi della carità. Quindi laddove la verità infici la carità, ecco, è meglio tacere. Io non devo sapere tutto della vita del mio coniuge o del mio partner o della mia partner o della famiglia. Non è necessario dire tutto. Ecco, anche i ragazzi qualche volta fanno questo grandissimo errore, soprattutto gli adolescenti che si innamorano e che magari vanno già alle esperienze anche sessuali pensando di avere tutto, anche perché l'esperienza sessuale prematrimoniale, soprattutto nella fase dell'innamoramento, è perdente, proprio a priori, che si dicono tutto, e poi proprio perché si dicono tutto, anche quelle cose che invece sono nella sfera intima, personale, dove ci entra solo Dio, ecco perché poi avvengono le grandi divisioni, che si protraggono poi magari anche dopo il matrimonio, eccetera. Io ho un po' di messaggi anche da leggere, a cui non so rispondere, 18 311. Eccoci qua. Se è peccato colpa aver obbligato mio figlio al conseguente della cresima, ma è più un senso di colpa, signore, perché non penso che se l'avessi obbligata alla prostituzione, chiedo scusa per la cosa dura, sarebbe un grande peccato. Donna Zareno, voglio sapere se è peccato mortale avere rapporti sessuali prematrimoniali. Abbiamo detto che laddove c'è una piena avvertenza, e oggi forse questo può essere messo un po' in discussione, però ecco, bisogna ricordare che comunque il peccato, anche senza piena avvertenza, produce gli effetti disastrosi, certamente è un peccato. È un peccato anche mortale perché rovina le relazioni e sfascia le famiglie. E i demoni, quando compiono un peccato, godono, perché comunque laddove c'è una vita peccaminosa si sfascia tutto. Non possiamo però dire, signora, che la conseguenza della sua vedovanza sia il suo peccato, che lei ha commesso di rapporti prematrimoniali. Però certo è che comunque i peccati, laddove non sono redenti dalla grazia di Dio, continuano a produrre i loro effetti. L'effetto del peccato si produce anche dopo la confessione. La confessione redime la colpa grave, ma non salva dagli effetti, non salva dalle conseguenze. Se io una persona l'ho uccisa e vado a confessarmi perché mi pento, realmente quella persona comunque non torna in vita. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Eccoci, in diretta. Sì, io telefono da Milano, mi chiamo Lida, e mi sento in colpa perché, allora, sono sposata da 40 anni, vivo benissimo con mio marito, naturalmente le cose non sono più come all'inizio, ci sono delle cose che, naturalmente, magari anche delle mancanze mie, io vedo le mancanze sue in questa unione. Però pur segnalandone alcune, perché continuo a non a torturare, ma a segnalare questi difetti che mio marito, che mi accorgo che mio marito ha, anche se appunto tante cosine che succedono nella vita quotidiana, ho questo mi sembra di avere un sentimento non di rancore, ma di nemmeno di astio, ma c'è qualcosa che comunque io continuo ad avere verso, pur rimanendo assieme, pur voglio dire volendoci bene, ecco, ma questo senso di colpa perché ho questi pensieri sempre un po' negativi verso mio marito. Non so se è una colpa o se è solo un peccato. Un peccato. Siamo lì. È un peccato pensare questo? Siamo lì perché non si riesce a correggere i difetti, bisogna accettarli, dico, però io non riesco, pur dice va bene, insomma, mi è stato dato, mio marito è con me, mi è stato dato dal Signore, mi è stato come io per lui, però non riesco poi alla fine a perdonare, perché dentro di me c'è sempre quel spesso, insomma, quando si propone la stessa situazione, ecco ancora che
ritorna. Va bene. Okay, grazie, Lisa. Signora Lidia. Grazie da Milano. A voi. Grazie. Allora, abbiamo compreso, sì, la mancanza di perdono alla fine comunque può produrre questo. Però è anche vero che nelle sue parole ho sentito anche tanto amore, per cui dice comunque nonostante ciò continuiamo ad amarci. Ecco, l'amore è anche quello che fa sì che venga inglobata questa differenza, questa situazione che può sembrare un rancore, poi alla fine ecco è anche una... la caratterizzazione vera dell'amore. Certo è che lo sforzo è di perdonare, però perdonare non è che uno se lo può impoi, già perdoniamo, parola magica che ottiene tutto, è uno sforzo giorno per giorno. Già il fatto di vivere insieme, già il fatto di continuare ad amarsi, questo la dice molto lunga su questo perdono che evidentemente comunque c'è stato. Quindi io posso pensare che può essere più un senso di colpa. Si ricordi, signora, che noi siamo sempre dei peccatori e il nostro peccato nasce dalla colpa originaria, che è quella appunto dei nostri progenitori. Noi paghiamo le conseguenze del peccato. A causa del peccato dei nostri progenitori è entrata nella vita anche la morte. Quindi noi porteremo sempre le ferite di questo peccato, che ecco, ci fanno superare sempre con tanta difficoltà ogni cosa. Per cui anche un perdono forte, reale, vero, ecco, sarà possibile soltanto se ci impegniamo ad amare con tutto il cuore. Quindi continui così ad amare suo marito con tutto il cuore e dimostri, ecco, questo perdono soprattutto con i suoi gesti, e lasci perdere i pensieri, perché tra i primi peccati ci sono i pensieri. Quando noi facciamo recitiamo il confesso durante la messa, diciamo in pensieri, parole, opere, omissioni. La prima cosa sono i pensieri, ecco, i pensieri vanno messi un po' da parte. I grandi santi dicono pensa di meno e prega di più. C'è un post di ieri di Antonio, dice: domattina dovrei essere al lavoro, ma se ho fede niente mi impedisce di essere in trasmissione e di ricevere più luce anche sul peccato. Dopotutto a Sant'Antonio di Padova accade il miracolo dell'Eucaristia pur essendo corvo in cucina. Ci saluta così Antonio. Va bene, sì, però attenzione, ecco, non usiamo gli aneddoti dei santi per dire sono giustificato. Se noi possiamo fare una certa cosa, dobbiamo farla. E poi, andare a messa quotidianamente per chi può è una santa cosa. Poi Yolanda: a volte credo che siano quelli involontari che fanno male allo spirito, quelli che non penseresti mai a commettere, che il destino, la vita invece ti fa fare, anche se neanche minimamente pensati, ma si commettono e ci si sente profondamente in colpa perché le conseguenze sono difficili da gestire, perché certi comportamenti non si possono chiarire di persona per paura o per altro. Spero di certi, che certi comportamenti si possano realmente chiarire per poter ristabilire rapporti che in passato si tenevano. Ma il peccato si vince proprio col dialogo, si vince con un dialogo costruttivo, si vince con la preghiera, perché poi dobbiamo insomma dirlo che se noi non abbiamo fede nemmeno vediamo il peccato, non vedremo nulla. Scusatemi, ma tutti questi personaggi che molti di voi seguite nel pomeriggio, nella fascia più vista della TV, nel primo pomeriggio, voi seguite tutte queste trasmissioni dove tutti questi conduttori che sono osannati anche dai giovani, sono tutti divorziati, pluririsposati, pluriabortisti, pluri eccetera eccetera. Scusate, ma cosa credete, che questi possano darvi la via dritta, la via giusta, che questi possano presentarvi il Vangelo, possano presentarvi la felicità? Ma la felicità è fatta proprio di fede. Allora con la fede si ha la forza per rinunciare al peccato. E guardate che questo detto ai giovani è tremendamente difficile, perché il giovane non vuole rinunciare a nulla, in quanto anche i suoi genitori, soprattutto quelli moderni, non vogliono rinunciare a niente. E però poi dopo, ecco, andiamo a vedere famiglie sfasciate, giovani persi, la politica che fa pietà a destra e a manca, corruzione eccetera. Ma cosa credete, che queste non siano le conseguenze del peccato anche personale? Perché poi c'è una dimensione di peccato, diciamo, ma questa cosa è personale, è nel mio intimo, nel chiuso delle mie cose, è una cosa privata. Attenzione, perché il peccato ha una ricaduta sociale. La società è più corrotta oggi di quella di ieri e c'è più peccaminosità oggi di quella di ieri, però è anche vero che noi con la nostra testimonianza cristiana possiamo cambiare le sorti almeno del nostro piccolo cuore. Ecco, possiamo cambiare queste piccole queste sorti e così essere davvero un segno positivo per questa società. Noi credo che abbiamo un'altra telefonata, regia. Anche se dobbiamo chiudere. Sì, se riusciamo a fare velocemente a rispondere velocemente a questo quesito, perché dobbiamo chiudere. Pronto? Pronto?
Pronto? Domanda ecco, veloce, signora, perché abbiamo... Abbiamo due minuti. Bene. Sì, allora, okay. Forse... La domanda era talmente forte, no? Scherzo. Allora, a questo punto qua chiudiamo con un messaggio. Perché una signora che ci ha scritto all'inizio, Giovanna, chiede se ammonire un'amica che è divorziata e risposata, che comunque convive con un compagno, un senso di colpa o un peccato. No, scusate, se qui è carissima Giovanna, ammonire qualcuno non è peccato e non è nemmeno colpa. Se io ammonisco vuol dire che ci tengo al bene dell'altro. E come ricorda la parola di Dio, se un tuo compagno sta peccando e non lo ammonisci, la colpa ricade su te se puoi farlo. Se invece tu lo ammonisci e questa persona continua a peccare, il suo peccato comunque resta a lui. E ancora un altro messaggio, l'ultimo: mio figlio convive con una ragazza e sto cercando di tenerlo vicino anche se non approvo tutto ciò, ma mi chiedo se sto agendo bene o se sto peccando insieme a lui accondiscendendo. Vabbè, innanzitutto i figli hanno una loro morale, una loro decisione, una loro coscienza. Ovviamente lei come mamma può sempre dire che non è d'accordo sulla convivenza, ma come mamma deve anche amare suo figlio, perché ricordiamoci che i peccatori sono amati dal Signore e che nella preghiera più diffusa tra noi cristiani, l'Ave Maria, noi alla fine diciamo prega per noi, diciamo prega per noi santissimi, per noi bravissimi, diciamo prega per noi peccatori. Quindi disprezzare, odiare, rifiutare il peccato, ma amare i peccatori. Attenzione a non far sì che per odiare il peccato che c'è in una persona, odiate anche la persona, no? Questo non accada mai, perché non l'ha fatto nemmeno Gesù, che amava andare a pranzo, a cena, stare con i peccatori, ed è stato quello il modo con cui lui ha avvicinato i peccatori, cercando di convertirli al Vangelo. Bene, Don Nazareno, noi dobbiamo chiudere, però ci sono altri messaggi, c'è il messaggio di Lina su Facebook, poi un altro messaggio di Lori e c'è un altro messaggio interessante di Emanuele, interessante perché è un quesito abbastanza particolare. Io ti chiedo se sei disponibile a dividere questa puntata in due parti, lunedì prossimo continuare un po' a parlarne, sì. E soprattutto perché si è un po' accesa questa puntata nella seconda parte, quindi chiedendo ai nostri amici di intervenire, quindi dare la loro, ecco, contribuire anche con gli sms, ecco qui, sì, il microfono che è saltato. Bene. Contribuire con gli sms al 380 24 18 311 oppure chiamarci in diretta allo 0882 41 83 80, coloro che hanno chiamato avremo modo di richiamarli e far intervenire, così rendere più colorata la nostra trasmissione anche lunedì prossimo.